Vi voglio raccontare un segreto. Ma mi dovete promettere di non raccontarlo a nessuno, eh? Dovete sapere che io, tanto tempo fa, non ero, come mi vedete adesso, un bellissimo giovane. Io allora ero un pezzo di legno normalissimo, come ce ne sono tanti. Un pezzo di legno che se mi avessero buttato sul fuoco sarei bastato da solo a far bollire un'intera pentola di fagioli. Ero capitato, non so come e perché, nella bottega di Mastro Antonio. Mastro Ciliegia, quello c'aveva il naso rosso con una ciliegia accesa. Presi l'accetta bella affilata per togliermi la scorza, ma io gli feci: ai ai, tu mi fa male! Lui si guardò intorno, ma non c'era nessuno. Ok, che ha detto io, tu mi fa male? Ho capito, me lo sono immaginato. Dopo un po' si rifece coraggio, prese la pialla, quella che serve per portare il legno a lucido, ma la stessa vocina gli disse: oiai, tu mi fai pizzicorino! A questo punto, dallo spavento, cadde per terra svenuto. E lì lo trovò Geppetto, lo vedete Geppetto? Con la parrucca gialla come la polenta di Gran Turco. E io resta lì, sempre affamato, con gli occhi fissi e con la bocca aperta e con i gusci d'ovo in mano. Arrivato nella piazza del paese, il Gran Teatro dei Burattini. Signore e signori, lo spettacolo sta per incominciare. Forse è ancora presto per i burattini. Forse non sono ancora arrivati, forse mangia poco, non l'ha liberato.
avete detto di sotto, poi di sopra, poi dite che è andato di qua e poi magari mi dite che è andato da quest'altra parte, ecco. Come on!